Su FIFA 23 finalmente potremo vedere un bel pro club. Bella a tutti, io sono il Santu, benvenuti in questo nuovo video dove appunto vi parleremo delle novità di Pro Club e Volta, perché ce ne sono tantissime e alcune sono davvero molto interessanti. Prima di cominciare ti ricordo di lasciare un bel like, iscriverti al canale e attivare la campanella perché ci saranno un sacco di novità di FIFA 23, soprattutto su Ultimate Team in arrivo l'11 agosto. Partiamo dalla primissima novità, il crossplay, che non ci sarà. O meglio, non ci sarà al lancio di FIFA 23, ma arriverà probabilmente durante la stagione. Purtroppo non riescono ad inserirlo al lancio di FIFA 23, ma qua parlano di futuri update, dove speriamo che appunto ci portino questo crossplay, così finalmente possiamo giocare su tutte le piattaforme nella modalità che richiede maggiormente l'utilizzo del crossplay. Una cosa molto interessante invece che hanno aggiunto è quella di inserire Volta all'interno di Pro Club, o meglio, mi spiego meglio. Tutto ciò che sbloccherai all'interno di Volta, come personalizzazione estetica, magliette, tatuaggi, la mascherina, un sacco di cose, puoi tranquillamente prenderle e portarle al tuo giocatore di Pro Club. Una cosa molto interessante per quanto riguarda appunto il Pro Club, magari ci invoglia un po' di più a giocare tutte le modalità, perché lo sappiamo che a tutti quanti piacciono le skin e queste cose di personalizzazione, quindi ci sta a inserire tutta la personalizzazione di Volta anche all'interno di Pro Club. Sono state aggiunte alcune modalità all'interno di Volta. Perché ve ne parlo insieme a Pro Club? Perché tutti i punti esperienza che voi guadagnate all'interno di Volta vengono poi traslati, trasmessi anche al vostro personaggio Pro Club, quindi guadagnerete esperienza tramite nuovi giochi, nuovi minigiochi come il calcio golf oppure il dribbling king, dove appunto devi essere all'interno del cerchio, una serie di cose molto simpatiche per farvi guadagnare esperienza all'interno di un pass stagionale. Esattamente, ci sarà un progresso stagionale, settimane, mesi, questo devono ancora deciderlo, dove possiamo guadagnare esperienza tramite ovviamente le partite all'interno di Volta, all'interno di Pro Club, tramite tutta una serie di minigiochi che sono stati inseriti anche nel prepartita da poter fare con i vostri amici. Questi punti esperienza ovviamente vi possono far sbloccare le nuove cose di personalizzazione o semplicemente potenziare il vostro personaggio di Pro Club e di Volta. Ci sono appunto 66 prove abilità, le skill games, che possono essere giocate prima della partita oppure mentre sei in sala di attesa. Lo sappiamo che tutti quanti abbiamo quei minuti di attesa mentre il nostro amico sta entrando in squadra oppure non riesce a trovare la partita, eccetera eccetera. Hanno finalmente inserito una modalità per appunto passare questo tempo, che ovviamente vi darà punti esperienza per farvi crescere il personaggino fino al limite settimanale. Ovviamente un'altra cosa molto importante per quanto riguarda la crescita del nostro personaggio, del nostro calciatore di Pro Club, è che l'anno scorso ci voleva davvero un sacco di tempo per potenziarlo. Difatti quest'anno hanno aumentato la velocità di potenziamento dei giocatori, dove tutti i vantaggi verranno sbloccati nel corso dei primi 25 livelli, quindi tutto il massimo dei potenziamenti, dei punti abilità, li sbloccherete all'interno di questi primi 25 livelli. Cosa succede dopo il 25? Oltre il livello 25 i giocatori continueranno a sbloccare più perk e guadagnare più punti abilità. Ma cosa sono i perk, ragazzi? Sono quelle abilità che, se inserite nel vostro giocatore di Pro Club, vi possono dare dei bonus all'interno della partita. Ce ne sono 4 nuovi in aggiunta a quelli dell'anno scorso, come per esempio quello che ti permette di intercettare più facilmente i palloni avversari, oppure ce n'è uno che dà la possibilità alla tua squadra di fare dei passaggi migliori in fase di impostazione. Sono molte cose che secondo me mancavano all'interno di Pro Club e che ci possono far giocare un po' più in maniera goliardica e divertente questa modalità, che forse è sempre un po' bistrattata. Bene ragazzi, grazie per aver guardato il video fino a questo punto. Noi ci vediamo giovedì con il trailer di Ultimate Team, mi raccomando, l'11 agosto alle 16:30 sul mio canale. Il link è in descrizione. Vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video.